La bombarda in origine era uno strumento a fiato ad ancia doppia, di origine orientale molto antica. Può considerarsi l'antenato dell'oboe moderno. L'ancia doppia è formata da due lamelle di canna di fiume appoggiate una contro l'altra e legate insieme, che quando vibrano sincronicamente producono un caratteristico suono nasale. Il nome è dovuto alla potenza sonora in associazione all'arma da fuoco. Venne molto usata nel Medioevo e per tutto il Rinascimento. Durante l'epoca barocca si trasformò nell'oboe barocco, evolvendo fino all'oboe moderno. Venne utilizzata in accompagnamento con tromboni, cornette, flauti per accompagnare la musica di danza sia popolare che dotta e anche nella musica sacra corale del tardo Rinascimento, conferendo ai complessi vocali strumentali una inconfondibile brillantezza timbrica. Nel Rinascimento, come avvenne nel caso di molti altri strumenti, la famiglia delle bombarde si allargò notevolmente, come è possibile constatare grazie all'illustrazione di Praetorius nel suo Syntagma Musicum. All'organo la bombarda è un registro ad ancia generalmente presente al pedale con le misure di 8, 16 o 32. Quest'ultima si chiama controbombarda. Ai manuali con le misure da 8 e 16 o raramente di 4. Di origini tipicamente francesi, i suoi risuonatori sono costituiti generalmente da piramidi in legno rovesciate, ma non sempre, come vedremo. Nell'organaria francese costituisce, insieme alla tromba e al clarone, la cosiddetta batteria delle ance. Poiché per produrre suoni potenti questi registri hanno bisogno di una notevole pressione d'aria, a volte è presente una vera e propria tastiera indipendente, chiamata appunto clavier de bombarde, sulla quale è possibile suonare le batterie delle ance senza far perdere pressione all'aria utilizzata dagli altri registri. La bombarda produce un suono simile a quello del trombone, dal quale si differenzia per una corposità più marcata, determinata dalla doppia e talvolta anche tripla ancia. Ascoltiamone il suono suonando il Do numero 1 della pedaliera.